sarà Papa il guru della panificazione, insomma, del lievito madre. Lei è anche a Expo con un progetto veramente molto, molto bello, molto interessante. Sì, per recuperare il cibo, che oggi sprechiamo tanto cibo. Bene, e una volta non si sprecava il cibo, si consumava tutto. E specialmente il pane è uno di quelli che sprechiamo di più, che buttiamo, perché il pane che compriamo normalmente nella grande distribuzione, parecchi posti, dura, come si dice, una volta si diceva da Natale a Santo Stefano, invece dura veramente anche poche ore. E quindi cerchiamo di recuperare questa tradizione del pane di una volta e di non sprecarlo quando è fatto bene con farine integrali e macinate in purezza. Quindi recuperiamo e diamo anche ai poveri il pane sano. Quindi questo refettorio ambrosiano, un progetto di Massimo Bottura, e quindi facciamo il pane anche in questo refettorio che rimarrà anche dopo l'Expo. Lei è, insomma, un volto noto televisivo che parla, insomma, del pane, di come si fa, del lievito madre. L'abbiamo vista a Gheo in Gheo, l'abbiamo vista anche sulla Blue Sky su Alice, ma è pronto anche il suo nuovo libro, quindi ci sono tanti progetti in cantiere. Sì, no, è già pronto, nel senso che è in stampa e sarà pronto i primi di settembre. Lievito madre vivo, quindi il lievito delle nostre nonne, il lievito che non si compra, perché ce lo regala Madre Natura attraverso la farina e l'acqua, ritornando sempre alla buona farina. E quindi parliamo di tutto quello che sono le basi del lievito, di come possiamo farlo, di quello che provocano le farine 00, le farine raffinate, di quello che dobbiamo evitare. E quindi cerco di dare un po' una sgrullata a quello che è la nostra alimentazione, quello che provoca alla nostra salute, perché poi parliamo di salute, non parliamo di farina perché deve essere chic la farina integrale, ma perché è quella delle nostre nonne. Recuperiamo le tradizioni. Che cosa vorrebbe dire alle mamme che la stanno ascoltando? Alle mamme vorrei dire tante cose, di fare attenzione a quello che danno ai bambini, perché oggi i bambini, la maggior parte, sono in sovrappeso. Una volta non eravamo in sovrappeso, eppure il pane lo mangiavamo, anche pane con lo zucchero. Ma oggi si dà di tutto di più, quindi bisogna fare attenzione, perché il corpo del bambino, se alimentato bene con cibi sani e naturali, il corpo dell'adulto sarà un corpo straordinario, che avrà meno malattie. Un consiglio veloce sul lievito madre. Un consiglio? Niente, è semplicissimo, cercare di chiederlo a chi ce l'ha e soprattutto di non utilizzare le farine manitobbe, le farine forti. Ma fare un lievito madre vuol dire fare un qualcosa di naturale, e se noi utilizziamo una farina al supermercato che è raffinata, è inutile, non è più un lievito naturale, perché quelle sono già trattate, conservate, e addirittura in alcune ci sono degli ingredienti veramente conservanti, acido ascorbico, di tutto di più, insomma. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie a voi.